Giomborno ragazzi, Giomborno e benvenuti in questo nuovo video. In questo momento sta giocando la Roma contro la Triestina e vi ricordo che dopo uscirà anche il post partita della Roma, ma adesso ci occupiamo dell'Inter. L'Inter quest'oggi ha giocato contro la Provercelli, una gara dove praticamente non c'è stata data la possibilità di vederla se non tramite qualche gol e qualche spezzone che ha girato su internet e ce la siamo fatti andare bene. Però visto che non avevo parlato della vittoria ai calci di rigore dell'Inter con il Lugano, due uscite dell'Inter, qualcosina volevo dire, qualcosina volevo cercare di sperimentare, in qualche modo volevo anche entrare nel discorso perché oggi l'Inter batte 4-0 la Provercelli nell'allenamento congiunto, così lo definiscono, l'allenamento congiunto perché praticamente era una gara a porte chiuse, una gara senza telecamere, una gara dove praticamente non si è visto in diretta che cosa stava accadendo, a differenza invece della Roma che in questo momento sta uscendo per la prima volta contro la Triestina. Detto questo, già nella gara, anzi andiamo prima su questa, andiamo sulla gara che vede il gol di Brozovic, quello di Akan Çalhanoğlu, Çalhanoğlu che trova il primo gol con la maglia dell'Inter per la prima volta e poi la doppietta di questo mulattieri, ma si sa che ovviamente quando ci sono le amichevoli precampionato, quando ci sono questi incontri, insomma, escono sempre fuori questi giovani. L'altra volta Satriano, adesso di cui tra l'altro parleremo anche in questo video. Questa volta questo mulattieri che è molto giovane, ha 20 anni e comunque è già abbastanza valido. E non a caso l'Inter comunque quando lo prese fece un investimento abbastanza intelligente perché lo prese dallo Spezia pagandolo circa 2 milioni di euro. E chi bazzica un pochino in primavera lo avrà già sentito questo mulattieri, 17 gol e 5 assist in campionato, aveva fatto comunque 18 gol e 3 assist cos'era, in Olanda, credo fosse la Serie B olandese, suppongo io. Comunque un calciatore che ha sempre segnato tanto, già prima in primavera 2 aveva fatto 13 gol e 2 assist con la maglia dello Spezia, insomma è un giocatore che ha sempre segnato molto e che si è sempre fatto vedere tanto, che può occupare il ruolo di centravanti, il ruolo di trequartista, ma credo che questi siano tutti calciatori che magari in questo momento Mister Inzaghi sta anche un po' provando, che però poi alla fine pian piano andranno a scomparire. Penso che questa sia un po' l'idea della nuova Inter. Anche lo scorso anno si parlava di tanti centravanti che avrebbero potuto far bene, poi pian piano spariscono tutti, ma credo che sia normale, credo che sia normale perché poi si entra in quel giro lì dove la Serie A è molto più difficile magari che qualche amichevole o che qualche test precampionato, se così si può dire. Fatto sta che questo test congiunto vede sì il gol di Brozovic, ma vede anche al Suning Training Center il gol di Akan Çalhanoğlu nella giornata in cui l'Inter annuncia che annulla ufficialmente la tournée in America. Doveva partire in America, già ieri l'Arsenal aveva dato il no ufficiale per non partire nel torneo e doveva esserci in Florida, la Florida Cup. Sia l'Arsenal che l'Inter erano le due big del torneo, l'Arsenal ieri ha declinato, oggi è toccata all'Inter. Tra l'altro la notizia è arrivata proprio durante l'amichevole dell'Inter, mentre tutti aspettavamo ovviamente il risultato finale. Ecco qua che arriva questa notizia. Da una parte l'Inter probabilmente qualcosa a livello economico perde, assolutamente sì, dall'altra parte però va detto che forse in tempi di Covid è meglio evitare, un po' per la salute di tutti, un po' per la situazione in generale. Sinceramente lo avrei fatto anch'io, ok? È inutile adesso andare, partire con tutte le problematiche che ci sono, credo che sia veramente, veramente, veramente inutile. Però l'Inter, questa è la seconda gara che fai, visto che non ne avevo parlato per niente della gara contro il Lugano, qualcosa dico, e qualcosa dico molto sinceramente. A parte che chi l'ha vista si ricorderà che l'Inter ha battuto rigore per secondo e poi ha vinto, ma questa è un'altra storia. Piqué, insomma, chi cazzo gliela racconta adesso a Piqué che l'Inter è partita dopo e poi ha vinto. Al di là delle battute, l'Inter con il Lugano ha giocato invece con le polveri un po' più bagnate, ha fatto un po' più di fatica. Il primo gol è un grande errore di Dalbert che scivola sul pallone di faccia, che oggi Dalbert tra l'altro è stato ufficializzato al Cagliari, quindi l'Inter sta anche muovendosi, piazzando gli esuberi, e i due gol sono arrivati tutti con Handanovic tra i pali, mentre nel secondo tempo poi quando Jonut Radu è entrato in campo, secondo me l'Inter ha giocato in modo diverso e io credo che l'Inter possa in generale pensare anche di puntare su Radu. Non che io lo farei, cioè io ve l'ho già detto, io avrei preso Musso che invece è andato all'Atalanta, o prenderei Cragno, o prenderei comunque altri portieri. Jonut Radu non mi dà ancora quella certezza, non mi dà ancora quella, come posso dire, quella
quella tranquillità. Non penso che possa essere il futuro Handanovic, però magari sarà proprio il campo a smentire questa mia voce. Ecco, fa doppietta Satriano, se non sbaglio. Mi pare che ne ha fatti due anche lui, esattamente come è successo per Mulattieri questa volta. No, no. Non mi ricordo se fa doppio. Fatto sta che un gol lo fa Satriano e me lo ricordo che è pazzesco. Fa un gol di Cristo Satriano. L'ho visto in diretta e ho detto: ma che cazzo stati a di? E poi c'è sempre il solito grande Agumé. Agumé esce praticamente solamente nelle partite di precampionato dell'Inter. Cioè praticamente il mese agosto in cui Agumé esce, esplode, eccetera. Poi alla fine però non trova mai spazio nell'Inter. Io non penso che Inzaghi darà soprattutto grande spazio ai giovanissimi. Credo che Inzaghi voglia soprattutto certezze. Ma perché questo? Perché ragazzi, si parla ad ogni modo di una situazione in cui l'Inter deve vincere subito, in cui Inzaghi non può perdere tempo, e quindi viene da sé che l'Inter e Inzaghi soprattutto proverà i giocatori che dovrebbero essere già pronti. Ecco, già in queste ore si continua a parlare di un ritorno di Keita Balde, si parlava già da prima, si continuerà a parlarne successivamente, e credo che sia anche abbastanza lecita come cosa, perché Keita Balde comunque è un giocatore che farà molto, ma molto, ma molto comodo all'Inter. Arriverebbe come quarto attaccante dopo Lautaro, dopo Lukaku, anzi dopo Lukaku, dopo Lautaro e dopo Sanchez. Certo, bisognerà capire per questi vari giorni, ve l'ho detto, Mulattieri oggi, Satriano qualche giorno fa. Detto questo, la nuova maglia dell'Inter, qualcuno me l'ha chiesto che cosa ne penso, a me piace, personalmente a me la nuova maglia dell'Inter piace, credo che la nuova maglia dell'Inter sia molto molto interessante, credo che l'Inter abbia capito esattamente come fare maglie. Quelle altre, ad esempio anche un po' la Roma, le fa quasi sempre uguali, poi cambia lo sponsor eccetera, però è sempre rossa, magari una volta c'è un bordino, magari una volta c'è una sfumatura, però la maglia più o meno è sempre la stessa e cambia veramente, veramente poco da un anno a un altro. Io la compro perché sono romanista, però delle volte ti disincentiva anche a comprarla, perché comunque sai che più o meno la maglia è sempre quella. L'Inter invece negli ultimi anni ha sperimentato, quest'anno è tipo puntinata, prima magari era più improntata verso una steccata di linee dirette. Abbiamo visto anche l'Inter appunto con le linee grosse. Insomma, ogni anno l'Inter cambia maglia e questo secondo me è assolutamente un punto a favore. Comunque io non credo che l'Inter e i tifosi dell'Inter debbano preoccuparsi più di tanto per il pareggio con il Lugano. Ho visto qualche allarmismo, ma non ci credo. Oggi l'Inter vince in modo proprio 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 tranquillo, e spero di poter vedere più cose possibili nella partita, in modo magari anche di crearmi un pensiero per poi quelle che saranno le amichevoli dell'Inter, perché quando sono le amichevoli, ragazzi, ve lo dico, è un po' un filo unito, nel senso, io oggi ho visto delle cose, con Lugano ho visto delle cose, oggi ho visto veramente poco, giusto i gol spezzoni in giro, ma niente più. Con il Lugano la partita si è vista. Spero che prossimamente avremo la possibilità di vedere anche come sta lavorando Inzaghi e di cercare di capire quale sarà l'Inter del 2021-2022. Detto questo, vi ricordo che dopo uscirà anche il post partita di Roma a Triestina, quindi rimanete sintonizzati, iscrivetevi al canale qualora non l'aveste già fatto. Io vi ringrazio per aver visto il video, mi ha lasciato tantissimi mi piace, buon lavoro come sempre, ci vediamo ad un prossimo video.